carissimi amici, ad un nuovo appuntamento con Country Live, non solo musica e ballo, come sapete, ma tantissimi argomenti all'interno di questa puntata che devo dire ormai è entrata nel vostro quotidiano e sono davvero contenta. Grazie dei numerosi saluti che arrivano, dei numerosi apprezzamenti. Sono proprio contenta che il country entri nelle vostre case perché ragazzi, amici, co-conduttori, non sono ancora riuscita a segnalarvelo, però molti ci scrivono dicendo che è un ambiente che non conoscevano e che piace molto. Peraltro ho molte signore che mi dicono, ma è anche molto semplice, ci provo anch'io, grazie al corso della nostra Marilu Teseo. Certo, continuate a provarci, se avete bisogno, sapete, c'è il nostro numero di telefono, potete telefonarci, chiedere informazioni e noi siamo qua. Ragazzi, avete un fiorfiore di coreografi, abbiamo tanti DJ e oggi un musicista. Quindi oggi giornata dedicata alla musica, inizio subito col presentarveli perché tanti sono gli argomenti da trattare. Parto da Marilu Teseo e Loris DJ Italian Country Family, bentornati. Buon ascolto a tutti, siamo qua di nuovo. Ciao a tutti, ben trovati. E poi vado dalla nostra Katie Berardi, Country Crazy Energy. Ciao Katie, ben trovata. Ciao Tizi, ben trovata a tutti, è sempre bello essere qui in ottima compagnia. E poi andiamo da Daniele Traverso, quelli del country. Ciao Danny. Ciao Tiziana, ciao a tutti, è stata dura stare una settimana senza di voi. Ci sei mancato tantissimo. Fiori di Esatto. signore. Fiori di signore che telefonavano, ma dov'è Daniele? Dov'è Daniele balla. E oggi, puntata dedicata alla musica con un giovanissimo, anche se lui si ritiene non troppo giovane, molti di voi l'hanno già riconosciuto, qui con noi oggi Riccardo Cagni. Ciao Riccardo, è un piacere Ciao. averti con noi. Ciao Tiziana, bellissimo essere qui con voi in compagnia di facce conosciute e facce amiche, quindi bellissima serata. Allora, Grazie. sicuramente sarà una puntata di domande a raffica perché so che conosci tutti i nostri co-conduttori, perché come dico sempre il country poi diventa una famiglia, per cui ci si trova musicisti, ballerini, scuole e si creano queste famiglie allargate dove poi è un piacere trovarsi la domenica, durante gli eventi, nelle serate, eccetera. Tante sono le domande, io parto da quella di rito, come sempre conosciamo Riccardo Cagni. Come è nata questa tua passione per questo genere musicale in realtà? Allora, è una domanda molto semplice, ma in realtà molto complicata. Secondo me, tutto nacque intorno agli anni 2000 o fine anni 90. Io sono nato nel 92, quindi, come dicevi, giovane, ma ormai non Giovanissimo. troppo, ormai non troppo. Inizi, fine anni 90, inizi anni 2000, alla Fiera di Travagliato Cavalli. Ero un piccolo ragazzino che suonava la chitarra classica quel tempo con dei genitori appassionati in generale di musica, di country, di rock and roll, appassionati di cavalli. E ricordo con piacere di aver conosciuto in quell'occasione Fernand e Genevieve Casas, due icone della musica country italiana, e di aver percepito quelle sonorità, quel suono della chitarra, il violino, la voce, quella tipica sonorità country che poi mi è rimasta nel cuore e ho poi coltivato per il resto degli anni, ormai per 15 anni di carriera, e ho conosciuto tantissimi in questo mondo, tantissime belle persone. E mi sono divertito un sacco e mi divertirò ancora. Certo. Allora, andiamo con le domande, Ketty. Vorrei sapere se c'è un brano che ha dentro il suo cuore della musica country. Effettivamente, questa la ritengo la mia canzone preferita in assoluto. È una canzone del 1997, quindi che è anche un po' l'epoca che io preferisco della musica country, la musica country anni 90. Lui si chiama Red Atkins, nonché padre del più conosciuto ormai Thomas Rhett, che spopola nelle classifiche Billboard Top 100 Country, e la canzone si chiama That Ain't My Truck. Magari più tardi vediamo se riusciamo a fare qualcosa live. Qua ho per caso una chitarra acustica, ma proprio per caso. Quella è veramente una delle mie canzoni Perfettissimo. preferite. Seconda, ma proprio per centimetri di distanza,
The King of Country Music, George Strait, con C'è chi è o no, che va bene, conoscerete sicuramente. Quindi queste sono le due canzoni top del cuore del genere country. Che... Perfetto. Guarda, dal sorriso di Loris, che continuava a dire sì con la testa, sei passato all'esame, puoi chiedere quello che vuoi. Io basta, sono a posto, sì, ma sapevo di avere l'approvazione di Loris. Sì, gli anni 90 nel country sono quelli che hanno lasciato un po' il segno nel cuore di tutti gli appassionati, perché c'era questo nuovo movimento di new country che aveva questo sound particolare. Quando uno lo ascoltava se ne innamorava, e ce ne sono parecchi di persone che si sono avvicinati al country con la musica di quegli anni. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo perché è giunto il momento musicale consigliato da Loris DJ. Quindi, la tua proposta di oggi, Loris? Allora, la prima proposta non è proprio un brano molto ballabile perché è un lentone questo, però ci tenevo molto in questa puntata, perché c'è Riccardo, a presentare un nuovo artista con cui ci siamo messaggiati via Messenger varie volte e volevo farvelo conoscere. Si chiama William Beckham, è un ragazzo texano, lui è nato ai confini col Messico, Del Rio si chiama la cittadina, poi si è trasferito a Austin e a Nashville, è giovanissimo, ha 23 anni, quindi più giovane di Riccardo, e ha fatto alcuni EP, ma è cresciuto con Rodney Foster, che è uno dei cantautori texani più all'avanguardia, diciamo, di questi anni qua. E questo brano qua lui l'ha riproposto quest'anno in un nuovo album, ma io vi voglio far sentire un pezzo acustico per farvi notare la voce di questo ragazzo giovanissimo, che ha una voce, secondo me, sentendolo in acustico, straordinaria. William Beckham in Bourbon Whiskey. Ci vediamo subito dopo. Well, you said it's over. Our love is dead and gone. I don't know where it went wrong, but honey, I won't complain if you decide to leave. So go on, walk out that door, and don't worry about me. I will be drinking bourbon whiskey all night long with my friends to keep me company. And darling, I'll be busy drinking bourbon whiskey. Pack your belongings and go back to Cleveland. Forget about me and enjoy your freedom. Just don't call me to say you're sorry and you miss me, because I won't listen. I'll be drunk off bourbon whiskey. I will be drinking bourbon whiskey long with my friends to keep me company. And darling, you won't be on my mind at all, because I'll be busy
drinking bourbon whiskey. I'll be busy. Drinking bourbon whiskey. Bellissimo brano davvero, davvero molto romantico e lento. Adesso chiedo ai miei co-conduttori quali line dance o quali balli possono essere eseguiti su questa musica. Prego. È prettamente da struscio, diciamo, il ballo, perché si presta molto. Però ci si può ballare anche un two and back molto compassato, e ti dirò di più. Partendo al contrario, si potrebbe fare di coppia anche un two and back, partendo una a destra e una a sinistra. Non è proprio sì. Semplicissimo, però ricorda sì, diciamo... molto il movimento della partenza del two and back, ricorda molto un ballo di coppia, se vogliamo. Sì. Diventa un po' da bradipi, perché comunque molto diventa... lento, perché... cioè, sì. In effetti ci sì. potrebbe stare, per fare il ballo di coppia libero, il triple step, ma molto molto lento, proprio a rallentatore. No. Tipo io rimango al tipico ballo guancia a guancia. Io ai miei tempi tic dicevo tic. Il famoso ballo del mattone, che prende sempre. Esatto. Perfetto. Siamo qui con Riccardo Cagni e so che il nostro Danny ha una domanda per lui. Sì, io volevo sapere se c'era, da chi prendeva ispirazione, o se c'era qualcuno a cui fa riferimento per la sua musica. Per... Sì, ciao Daniele. Allora, sicuramente... gli idoli assoluti sono ovviamente i cantanti statunitensi, i vari George Strait, Garth Brooks, Alan Jackson, ma anche i più recenti Brad Paisley, Tim McGraw, le top star americane del genere country. Ma se vogliamo tornare o comunque proiettarci sulla dimensione italiana, nonostante il country non sia... non sia molto conosciuto magari in ambito televisivo, ci sono molti personaggi validi a livello musicale a cui mi sono ispirato. Conoscete sicuramente Anchise Bolchi, violinista incredibile, Luca Olivieri di Verona, grandissimo interprete country ma anche rock and roll con il suo tributo a Elvis. Uno dei primi personaggi che ho conosciuto del mondo country è stato Fernan Casas con sua figlia Genevieve, e il più vicino a me in termini geografici, ma quello che sono anche molto legato a livello affettivo, perché è stato, diciamo, colui che mi ha spinto a fare i primi passi nel mondo country, è Tiziano Romani. Tiziano Romani che voglio salutare. E di Tiziano volevo mostrarvi la sua chitarra, questa bellissima Telecaster con tre pick-up, questi affari metallici che riproducono il suono, che diciamo sono molto identificativi del genere country. Questa è la sua chitarra, che quando ha smesso di suonare per dedicarsi completamente 100% alla vita dei cavalli nel suo maneggio in Friuli Venezia Giulia, ho voluto fortemente acquistare in ricordo di quei bei tempi e dei suoi tanti consigli che mi ha dato nell'ambito country. Che bello! Un passaggio bello. Di testimone, proprio. Sì, precisamente. Sì. Ci devo dire che quando ho fatto i miei primi passi erano lontano 2005-2006, e all'attivo ho circa 400-500 concerti, e alcuni li ho condivisi con questa chitarra e grazie agli insegnamenti di Tiziano. Che bello. Volevo approfittare per salutare Tiziano, perché sono tanti anni che non lo vedo. Se ci segue in questa trasmissione, gli volevo mandare un grosso saluto. Mi ricordo ancora il pezzo che ci ha fatto per farci ballare nella prima trasmissione televisiva a Piacenza, è un pezzo di Dwight Yoakam, quindi me lo ricordo ancora bene, perché l'aveva fatto benissimo. Quindi grande Tiziano Romani. Sì, sì.
Allora io ringrazio di questo momento che ha condiviso con noi, emozionante, perché comunque deve essere molto piacevole non solo per te ma soprattutto per Tiziano sapere che, come ha detto Marilu, c'è stato un passaggio di testimone, cioè quindi lui quello che ha fatto comunque prosegue, deve essere una cosa meravigliosa, di padre in figlio. Allora io ho da Riccardo un video, come sempre mi faccio mandare, dove lo vediamo in azione, per cui proprio qualche secondo, perché tanto poi dopo proviamo a farlo suonare dal vivo. Ovviamente dico già col pubblico che ci guarda da casa che non sarà perfetto il suono come un CD acquistato, però la cosa bella è che siamo qui, siamo in diretta, siamo tutti insieme, quindi forse esatto, l'emozione è più palpabile. Quindi vi lascio con un breve frammento di Riccardo in azione e ci vediamo subito dopo per sentirlo dal vivo, fra poco. Questo era in azione Riccardo Cagni, ma come ci ha promesso adesso lui, possiamo godercelo dal vivo, giusto Riccardo? Sei pieno di chitarre. Va bene, dai, ci proviamo. Allora, vediamo, sì. prima di suonare devo fare una cosa che è fondamentale, se no non riesco proprio, devo mettere il cappello. Rimettiamo stare riconoscibile, no? Cioè, com'è? Ah, ecco chi era! Mi sembrava di averlo già visto. Ve l'avevo promesso prima, quei due pezzi che vi citavo, appunto i miei pezzi preferiti di musica country, e li faccio sentire, dai, un piccolo estratto. Allora, partiamo con Check Yes or No di Joe Strait. It started way back in third grade. I used to sit beside Emmy Lou Hayes. Pink dress, matching bow and her ponytail. She kissed me on the school bus, but told me not to tell. Next thing you change around the playground, across the monkey bars to the merry-go-round. Emmy Lou got coming past from me, no. Before the teacher took it, I read what she wrote. Do you love me? Do you wanna be my friend? And if you do, well then don't be afraid to take me by the hand. If you want to, I think this is our love, go check yes or no. Well, do you love me? Do you want to be my friend? And if you do, well, then don't be afraid to take me by the hand. If you want to,
questa è la Cecchia Sonno, John Strait, mitico, incredibile. Grazie Riccardo, è davvero sempre un'emozione la musica dal vivo. Io sono certa che anche voi che ci seguite da casa abbiate vissuto questo momento adrenalinico, perché la musica dal vivo è tutta un'altra cosa. Vi dico di più, sono rimasta un po' perplessa perché pensavo di vedere i miei quattro co-conduttori, tre perché Loris non balla, alzarsi in piedi e ballarla, invece sono stati bravissimi. Io l'ho ballata, ero lì che facevo il black coffee con le manine. No, io stavo facendo il two-step con mia moglie sotto il tavolo. Batteva il piede. Mi sembrava. Che bello. Allora io vi lascio un attimo con un altro brevissimo video, perché abbiamo promesso ai nostri amici che ci guardano da casa di proseguire con le lezioni di line dance della nostra maestra Marilu Teseo, che è qui con noi. Ci ha preparato un altro piccolo passettino, molto invitante e molto divertente. Seguitelo e noi ci vediamo subito dopo. Di nuovo con voi per un nuovo passo. Quello che faremo oggi è il jacks box. E immaginiamo di dover disegnare una sorta di quadrato sul pavimento. In che modo? Guardiamolo lentamente. Incrocio il destro sul sinistro, ok? Poi porto indietro il sinistro e ci metto il peso. Apro lateralmente col destro e chiudo. Quindi in pratica il movimento è incrocio, sciolgo, apro, chiudo, incrocio, sciolgo, apro, chiudo, incrocio, sciolgo, apro, chiudo. Se dovessi avere la richiesta di chiudere questo passo incrociando, andremo a sostituire la chiusura con un incrocio. Quindi incrocio, sciolgo, apro, incrocio. È possibile che venga richiesto incrocio, sciolgo, apro, incrocio, altrimenti semplicemente incrocio, sciolgo, apro, chiudo. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo step. Ciao! Grazie Mary, sempre esaustivo il tuo tutorial sulla line dance. Ripeto alle persone che ci stanno seguendo con così tanta simpatia che se vogliono ricominciare il corso dai primi passi basta che vadano sul nostro sito www.countrylivetv.it. C'è proprio corso base primi passi di line dance tenuto appunto dalla nostra Marilu Teseo, parte proprio dallo step, il primo passo, quindi non potete sbagliare assolutamente. Torniamo in puntata con Riccardo Cagni, che prima ci ha regalato un po' di emozione dal vivo, ma ce ne regalerà ancora. Prima di farlo suonare ancora, avete delle altre domande? Perché so che oggi sarà bombardato Riccardo da voi. Sì, io ho una domanda per Ricky. Ascolta, tu insomma sei comunque un esecutore, nel senso che fai prevalentemente delle cover, ma hai scritto qualcosa? Hai fatto qualcosa di tuo o ti limiti per ora a reinterpretare brani di altri? Sì, principalmente suono cover, è sempre quello che ho fatto. Avevo una volta abbozzato una mezza canzone, ma ti giuro, penso di non ricordarmela neanche più. Quindi tendenzialmente sì, diciamo 100% cover. Ho visto che ti piacciono molto i chitarristi, perché ho visto alcune foto sul tuo sito con Jorgensen, con Brent Mason, con Johnny Hyland. Verissimo. Jason Lerner, chitarrista di Aaron Watson. Di Aaron Watson. Vero, esatto. Vero, sì. Tanti di questi personaggi ho avuto la fortuna, diciamo, di conoscerli nel corso della mia carriera, ma più che altro grazie a degli eventi italiani, ma principalmente grazie a una persona che mi ha ispirato musicalmente, che è Luca Olivieri, che mi ha permesso di conoscere anche James Burton, chitarrista di Elvis dagli anni dal 69 al 77, e quindi John Jorgensen nell'occasione del Solo Guitar Festival. Quindi grazie anche a lui che ha avuto la possibilità di incrociare questi idoli assoluti della chitarra country. Ma io volevo chiedervi cosa più buffa che gli è capitata da quando suona. Ne ho viste di cotte e di crude. L'episodio forse uno dei più buffi, va bene, nel senso, questa è un po' una bischierata detta la toscana, una bischierata che faccio di solito io. La prima volta che ho suonato Toes in pubblico, facendo diciamo lo sketch di
inserire all'interno di Toes, non l'hai mica capito, di Vasco Rossi, perché si assomigliano molto le canzoni. È successo il delirio in pista, tutti i ballerini sono rimasti sconvolti, hanno iniziato a gridare, a urlare, è stata veramente una cosa molto simpatica. Sì, sì, sì. Ve la faccio sentire proprio così veloce? Va bene, vai, vai. Sì, dai, dai. Ti voglio bene, lasciare il vestito, va bene, e via dicendo. Ci stava molto, la contestualizzata così, è stato molto divertente. Non... E da lì è diventato tipo un tormentone per tutte le serate successive. Ma Ricky, ma quando è che ci fai Toes con Vasco Rossi? E basta. Quindi. Riccardo, ma tu balli anche o suoni solo? Ti trinceri dietro la chitarra così non sei obbligato a scendere in pista? Allora, qualche passo di line dance lo so fare, proprio forse i primi balli, il push push, trick slide, quelli proprio che vengono insegnati nelle prime lezioni. Poi non ho mai avuto, diciamo, la continuità di impararne altri, anche perché stando sul palco, diciamo, non avevo occasione. Però mi piace tenermi, diciamo, aggiornato sui balli che vengono insegnati nel corso degli ultimi anni, anche per poter aggiornare di conseguenza il repertorio e andare a selezionare alcune canzoni che mi piacciono e da poter proporre poi nelle serate. E invece sul ballo di coppia non dico che sono un po' più ferrato, ma ovviamente ho partecipato a qualche Two Step Night organizzato da Italian Country Family. Posto. E lì vabbè, Two Step è magia. Visto che parliamo sempre di Two Step, anche i nostri amici a casa ci stanno chiedendo che tipo di ballo è, visto che ancora nel corso di Line Dance di Mario Teseo non l'abbiamo proposto, finalmente Loris si lascia andare alla sua gentil consorte e ci registriate almeno due passettini di Two Step per far vedere al pubblico a casa questo Two Step, che è davvero bellissimo e molto facile da apprendere. Loris, sto incastrato e sto puntata. No, io ho avuto una grande idea, perché... per far capire che il two step è molto semplice, lo volevo insegnare mentre insegno a ballarlo a Tiziano. mi sa che sei rigirata una frittata, Titti. Loris, ti voglio tanto bene. Allora, detto ciò, vi lascio col nostro ponte con Italia-Messico. Almeno loro ci fanno vivere delle bellissime emozioni, perché ci regalano delle bellissime line dance con delle fantastiche location, grazie al nostro amico Carlos Hernandez. Godiamoci questa line dance e noi ci vediamo subito dopo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicky Loera y nosotros somos... ¡Coespiller! ...de Chihuahua, México. Les estamos presentando el paso... Popcorn Tap. Está compuesto de tres bloques, A y B de 64, C de 32, un tag de 5 conteos. La secuencia es A, B, C, A, B, B. Y el tag es después de cada bloque A. Queremos agradecer a Tiziana por la invitación. ¡Gracias! Grazie al nostro programma Country Live, tanti sono gli artisti e le band che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere personalmente. Molti di voi ci hanno telefonato per sapere di più su questa bellissima musica, su questi bellissimi brani, pertanto noi abbiamo pensato di contattare gli artisti che avete conosciuto appunto seguendoci durante Country Live per realizzare dei pacchetti con i loro bellissimi CD. E il pacchetto di oggi è tutto dedicato al grande artista Flavio Dell'Addio, un personaggio eclettico che ha collaborato con grandi artisti, una magica voce con due CD davvero incredibili. Ed insieme a questi due bellissimi CD, le nostre mascherine di Country Live col nostro logo Duple Fuzz, per cui potete cambiare il colore in base al vostro umore, che si lavano regolarmente e si riutilizzano. L'intero pacchetto a soli 29 euro, con la consegna
in tutta Italia. Ricevere il nostro pack è molto facile perché vi verrà consegnato direttamente dal postino, voi ritirate il pacco e consegnate 29 euro in contanti ed avrete a casa vostra disponibile della bellissima musica. Aspetto le vostre telefonate. Proseguiamo, siamo in puntata con il nostro Riccardo Cagni, so che le domande sono tantissime, vi lascio la parola. Io invece volevo sapere le emozioni che si provano su, no? Essere solo lì sul palco davanti a tante persone, la prima volta deve essere stata una roba devastante. Io mi ricordo la prima competizione, avevo il cuore che secondo me si vedeva anche il petto che si muoveva, talmente batteva forte, ed eravamo in gruppo. Penso che essere una persona sola sul palco ti dia veramente delle emozioni incredibili. E come hai vissuto la prima volta e come vivi poi lo stare sul palco? Grazie Dani per la domanda. Allora, devo dire che è difficile rispondere. Diciamo, per stare sul palco sicuramente c'è un lavoro dietro le quinte, non indifferente, di grande preparazione, grande impegno, costanza, dedizione in quello che si è imparato, in quello che si vuole proporre. Poi quando scatta l'ora X di iniziare a suonare, ovviamente è un turbinio di penso emozioni. Che ci sia l'adrenalina dell'avvicinamento al palco. Assolutamente, adrenalina e certe volte proprio la preoccupazione magari del minuto prima del concerto si azzera completamente e tutto un, come dire, un fiume che scorre, quindi un fiume di note che scorre e si vive la magia del country. Poi ovviamente aiutati con se si ha davanti un pubblico danzante che riempie la pista da ballo e quella è l'emozione più grande. Progetti. Futuro, sì, c'è qualcosa, però per adesso è top secret, quindi se vogliamo dare questa cosa, però non posso dirvi di più. Quindi saranno tutti attaccati allo schermo in attesa che tu ci dica qualcosa, quindi se dici ora quali sono i tuoi social, così i nostri amici che ci seguono da casa possono già chiederti l'amicizia. Sì, in realtà sono principalmente su Facebook, Riccardo Cagni, proprio nome e cognome, oppure mi potete trovare su YouTube, dove ho caricato vari video di alcune vecchie esibizioni, ecco, nel corso degli ultimi anni. Allora, siamo arrivati alla seconda proposta di Loris DJ, parliamo di brani musicali, ti lascio la parola, vai. Sempre in riferimento a William Beckham, che stasera la dedico a questo ragazzino texano, un altro brano che a me è piaciuto moltissimo, che mi ha lasciato impressionato, si chiama Someday. Io ve lo propongo perché ci stanno anche tanti balli. Allora ce lo gustiamo e noi ci vediamo subito dopo. Altro grande brano, consiglio di Loris DJ, lascio la parola ai nostri coreografi per dirci quali line dance eseguire sopra questo pezzo musicale. Parto dalla Mary? La Mary ci ballerebbe un two-step, francamente. Allora, Katie, ecco. Dicevi la medesima cosa, Daniele? Sì, sì. Io mi metto su una line, ovviamente ci sta benissimo il two-step, però se vogliamo farci anche una line, per chi non ha l'altra parte, l'altra metà della medaglia, un It's America ci sta bene. Daniele è sempre preciso, sempre efficiente. E così risponde anche alle persone che, è vero, non hanno il partner con cui ballare, almeno possono divertirsi ugualmente. Ed ora, a chiusura, io direi di far suonare nuovamente, per l'ultima volta ci saluta Riccardo con un pezzettino, no? Della sua magica chitarra. Va bene, sempre devo fare sempre la cosa di prima, se no non funziona. Appello! Ok, allora, la canzone la conoscete sicuramente perché è stata anche colonna sonora del famosissimo film Notting Hill. In realtà nella colonna sonora c'era una cover di questo artista irlandese che si chiama Ronan Keating, ma l'originale è un bellissimo pezzo country di Keith Whitley, si chiama When You Say Nothing At All.
It's amazing how you can speak right through my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. When you say it best, when you say nothing at all. Ooh, the smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. When you say it best, when you say nothing at all. Bravissimo, grazie. La conosciamo molto bene. Sì. Io metto spesso una versione di Alison Krauss fatta su questo pezzo di Kate Whitley. E poi un nostro amico texano, John Arthur Martinez, quando viene a suonare da noi ce lo fa sempre questo pezzo, quindi lo conosciamo molto bene, è anche uno dei pezzi più belli forse. È bellissimo, sì. Sì, anche un termine tecnico questo pezzo, di solito si finisce strappa mutande. O... Esattamente. Bellissimo davvero. Allora è stata una bellissima puntata, il tempo è volato, grazie Riccardo perché ci hai fatto vivere delle bellissime emozioni, sono convinta anche il pubblico a casa ed è un piacere davvero condividere queste cose insieme. E purtroppo però siamo giunti ai saluti. Quindi io parto col ringraziare Marilu Teseo e Loris DJ Italian Country Family, grazie di cuore. Ciao a tutti, è sempre un piacere trovarsi a parlare di country. Grazie a te, grazie a Riccardo e ai nostri due amici. E alla prossima, è sempre bello. Grazie Katie Berardi Country Christy Energy. Grazie a te, grazie a questa bellissima famiglia che si è formata in questi mesi. Grazie Riccardo, è eccezionale, bravissimo, continua così e grazie giustamente a chi ci segue e spero sempre più numeroso. Un bacione. Daniele Traverso, quelli del country, grazie anche a te. Grazie a tutti, è stato bellissimo ritrovarsi. E ovviamente ho tenuto per ultimo Riccardo Cagni, è stato bellissimo davvero stare con te in questa puntata, vi ricordo di seguirlo sui suoi social. Grazie. Tiziana, grazie veramente dell'invito, sono stato felicissimo dal primo messaggio che mi hai scritto su Facebook di partecipare a questa vostra trasmissione e soprattutto perché ho conosciuto la fantastica Katie e ho rivisto degli amici come Marilu e Loris e Daniele, quindi bellissima occasione per rivedersi. Grazie mille ancora. Grazie. Allora io ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, così potrete seguirci ogni venerdì alle ore 14 in diretta e per avere informazioni sulla nostra programmazione in TV www.countrylivetv.it. Peraltro su questo sito trovate anche le puntate già andate in onda, quindi potete rivedervele quante volte volete se vi sono piaciute e vi ricordo che aspetto le vostre telefonate per i nostri bellissimi CD. Vi mando un abbraccio grandissimo e vi saluto come sempre, ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!